5 consigli di mindset per imparare bene l'inglese una volta per tutte. Quindi quest'oggi analizzerò quali sono quelle credenze, quei comportamenti che vi stanno bloccando nello studio della lingua inglese. Se non mi conoscete, io sono Mattia e sono il massimo esperto per quanto riguarda la strategia e la metodologia dell'apprendimento della lingua inglese. E nei canali educativi, quindi canale YouTube e la pagina Facebook di Inglese Vincente, insieme alla mia ragazza madrelingua inglese Nif McGarrel, cerco di educare il genere umano all'apprendimento della lingua inglese, divulgando quello che è l'unico metodo intelligente da utilizzare per diventare fluenti nella lingua inglese, che appunto è il metodo dell'immersione. Mentre quest'oggi analizzerò appunto il mindset, quindi come la nostra mente deve essere settata, quindi impostata, per imparare correttamente la lingua inglese. Quindi analizzerò 5 comportamenti che dovete modificare e per certi versi eliminare. Quindi, in primo luogo, bisogna capire e accettare che l'apprendimento della lingua inglese, scusate un attimino qui, che l'apprendimento della lingua inglese è un processo che è difficile. Non è semplice. Imparare una lingua straniera, nel nostro caso l'inglese, non è semplice perché se fosse semplice tutti sarebbero capaci. Se fosse semplice imparare una lingua straniera, adesso io saprei parlare 20 lingue. La realtà invece ci dice che ci ho messo 3 anni per diventare fluente in spagnolo e in inglese, 3 anni studiando tutti i giorni, applicando, vivendo all'estero, studiando, sbagliando, facendo tantissime cose, spendendo soldi, energie, tempo, studiare nell'accademia, in università, a scuola dell'obbligo in Italia, per esempio. Quindi è stato un percorso che non è semplice, che richiede soprattutto il giusto metodo e un giusto investimento in termini di tempo. Ok? Quindi la prima questione, quindi il primo consiglio, è quello che dovete accettare che è difficile. Perché? Perché è difficile nei fatti, non è una mia opinione, ma è proprio fattivamente una cosa difficile, ok? E tutte quelle persone che vi dicono impara l'inglese in 3 mesi, impara l'inglese in 3 giorni, impara l'inglese facilmente, velocemente, così allegramente, vi stanno mentendo sapendo di mentire, quindi vi stanno raccontando delle favole, delle cose che non esistono, ok? Il processo di apprendimento può essere semplificato, ma questo non vuol dire che automaticamente diventa semplice. Rimane difficile, però è semplificato, ok? Per esempio, il metodo dell'immersione semplifica tantissimo quello che è l'apprendimento della lingua inglese, ma questo non vuol dire che se voi, per esempio, comprate il corso, comprate il masterpack di inglesevincente.com, piuttosto che entrate nei nostri percorsi più avanzati, non vuol dire che domani mattina, così per osmosi, diventate fluenti così da un giorno all'altro. È un processo, è un metodo che segue una determinata strategia vincente che vi permetterà di diventare fluente nella lingua inglese in tempi relativamente brevi, però non vuol dire che è facile, semplice e veloce, ok? Quindi questo è il primo comportamento che voi dovete adottare. È difficile, appunto. In secondo luogo, bisogna accettare, questa è una cosa molto importante, accettare che senza il giusto metodo sarà impossibile ottenere un risultato concreto. Quindi, appurato che è difficile, appurato che ci vuole tempo, appurato che bisogna spendere dei soldi, appurato che bisogna spendere e investire tanta energia, appurato che quotidianamente bisogna fare delle azioni intelligenti che portano a un risultato ben definito già in partenza. Bisogna accettare che senza il giusto metodo sarà impossibile sviluppare quelle abilità pratiche che vi servono, quindi capire l'inglese, parlare l'inglese, conversare l'inglese, scrivere l'inglese, tradurre l'inglese, quindi avere tutte quelle abilità che vengono richieste, per esempio, nel mercato del lavoro. E per ottenere tutte queste abilità, la cosa più importante è il metodo. Questo perché ve lo spiego con un esempio molto pratico. Molti di voi, io stesso, ho frequentato la scuola dell'obbligo per 12 anni, seguendo il metodo scolastico con un approccio di tipo grammaticale. Per 12 anni, quindi lezioni, interrogazioni, verifiche, test d'ingresso, esami, quindi tantissime cose. E ancora dopo aver seguito quel metodo e aver investito tanto tempo anche in termini di anni, ancora non avevo delle abilità pratiche. La mia unica abilità era quella di ripetere a pappagallo le regole grammaticali. Ovviamente questa cosa non è così tanto importante. Va bene, giusto sapere le regole grammaticali.
La grammatica è una parte del processo, non è tutto il processo, va bene, però nei fatti, nella concretezza dei risultati che si deve per forza ottenere prima o poi, c'era lo zero più assoluto, ok? E quindi questo perché, siccome il metodo è sbagliato, anche se voi vi impegnate, anche se voi dedicate tanto tempo, il risultato non può essere giusto, poiché il metodo è sbagliato. Quindi se voi volete ottenere risultati diversi, dovete cambiare il metodo, dovete cambiare approccio, ok? E in questo video vi sto dando i 5 consigli principali che io stesso ho seguito per diventare fluente nella lingua inglese. Quindi abbiamo detto accettare che è difficile, perché se fosse semplice saremmo bravi tutti, invece le statistiche ci dicono il contrario. Io sono un divulgatore della verità, io vi dico qual è la realtà dei fatti, quindi poi dovete trarre voi le vostre conclusioni. In secondo luogo, accettare che bisogna per forza ottenere un giusto metodo per ottenere dei giusti risultati. E in terzo luogo, sto leggendo perché sennò mi perdo in chiacchiere. In terzo luogo, bisogna abbandonare le cose che non funzionano e focalizzarsi al 100% su cose che hanno funzionato, raggiungendo quelle che in inglese si chiamano the small victories, quindi delle piccole vittorie in grado di darci motivazione. Facciamo un esempio. Il metodo scolastico, per esempio, non è che è tutto sbagliato, perché non è che voglio dirigermi alla persona che non sono, né voglio banalizzare in questo senso, però il metodo scolastico per certi versi non funziona, perché se per 12 anni non avete ottenuto un risultato concreto, significa che qualcosa non ha funzionato, però non è tutto sbagliato, ok? Ci sono delle cose nel percorso, anche magari di cose esterne alla scuola, che sono più importanti. Per esempio, la pratica dell'ascolto. Voi volete guardare un film, voi volete guardare un'intervista, voi volete guardare un documentario, voi volete leggere un libro in lingua inglese. E la cosa vi interessa, vi appassiona, è un qualcosa che volete fare. E siccome voi è qualcosa che vi interessa, voi avete motivazione nel farlo. Quindi magari, siccome voi volete guardare un'intervista, mettiamo a caso di un personaggio famoso americano, che diciamo che attira la vostra attenzione, voi guardate un'intervista, non la capite, magari con i sottotitoli, magari su YouTube ci sono tantissime cose, quindi potete utilizzare lo strumento YouTube per cercare un'intervista, un video con i sottotitoli. Quindi voi lo cercate, voi lo trovate e non capite nulla. Lo guardate una seconda volta perché siete interessati all'argomento. Lo guardate una terza volta, lo guardate 5 volte, ok? Magari traducete le parole che non capite, stoppate il video, aprite il traduttore, scrivete su un foglio le parole che non sapete. Comunque fate questo esperimento. E alla fine dei conti voi capite l'intervista, quindi avete raggiunto quella che in inglese appunto si chiama the small victory, quindi una piccola vittoria. Ed eccola qui la motivazione che avete trovato, ok? Però cosa succede? Che questo metodo qui non è un metodo scolastico, cioè non è che trovate sui libri di scuola, andare su YouTube, cercare l'intervista, tradurre le parole che non sapete, cioè non è una cosa che non trovate. Quindi a voi sembra strano fare questa cosa, però in realtà è così che si impara l'inglese. Perché? Perché avete ottenuto un risultato pratico di capire finalmente per la prima volta un video di mezz'ora in lingua inglese. È così che si impara l'inglese, perché voi dovete trovare una metrica che sia sostenibile nel tempo. Perché se voi prendete un libro di grammatica, io per esempio ho questo libro di grammatica, ok? Che ovviamente ho studiato, però non è che se voi imparate bene la grammatica allora di conseguenza diventate fluenti, perché non è così semplice. La grammatica è una parte del processo, come vi spiegherò più avanti. Ed è giusto studiarla, però non è solo quella. Quindi questo è quello che dovete fare, dovete provare un po' di cose. In realtà, se siete confusi, ok, magari non avete voglia di investire soldi, tempo nel masterclass di www.inglesevincente.com, oppure volete fare per conto vostro, quindi ci vorranno più tempo, ci vorrà in realtà un dispendio maggiore di energie, perché io vi do la strategia, vi do quello che funziona, perché l'ho già fatto io prima di voi, quindi ci ho già pensato io a cosa è giusto fare, quali sono le cose importanti da fare. Voi provate a fare un po' di cose, guardate film, leggete libri, audiolibri, comprate corsi, fate qualsiasi cosa e alla fine dei conti avrete delle cose che vi porteranno a dei risultati più importanti rispetto ad altri, ok?
Ok, e soprattutto devono essere cose che nel lungo termine devono essere sostenibili appunto nel lungo termine. Perché se voi prendete un libro di grammatica, studiate la grammatica, fate esercizi grammaticali scritti sul libro, ripetete i vocaboli, ripetete le regole grammaticali, cioè questa cosa qui dopo 2 mesi ne avete già piene le palle. Se invece cominciate a guardare serie televisive, le interviste, i documentari, leggete libri riguardo a cose che vi interessano, voi dopo 10 anni siete ancora lì a guardare le interviste, guardare le cose che vi interessano, perché? Perché siete interessati all'argomento. Quindi la prima cosa principale, no, quindi questo è il quinto consiglio. Quindi non vi anticipo il quinto consiglio, ma restate collegati fino alla fine del video perché il quinto consiglio è molto importante. Ah, ragazzi, se siete interessati all'argomento, quindi il metodo dell'immersione, cosa fare per imparare l'inglese, qual è il giusto metodo, c'è il mini corso gratuito di Inglese Vincente. C'è il link qui in descrizione, semplicemente lasciate il vostro nome e il vostro indirizzo email e vi arriverà il mini corso gratuito nella vostra casella di posta elettronica, quindi all'indirizzo email che ci avete lasciato, ok? Quindi il terzo consiglio è quello di abbandonare le cose che non funzionano e focalizzarsi al 100% sulle cose che stanno funzionando, anche se ci sembrano strane. Questo è molto importante. Il quarto consiglio è capire che l'apprendimento è un processo e che si compone di diverse fasi. E una di queste fasi è la grammatica, perché molte persone sono ossessionate, soprattutto questa mentalità italiana, non a caso mindset, mentalità, mentality in realtà, però vabbè, questa mentalità italiana, ma anche qui in Spagna, di focalizzarsi al 100% sulle regole grammaticali. Quindi se una persona vuole imparare l'inglese, la prima cosa che deve fare è la grammatica. Questa è una grandissima cavolata. Questa è la cosa più. Se una persona vuole imparare l'inglese, la grammatica è l'ultima cosa che deve fare. Ma guardate quello che fanno i bambini per imparare la lingua madre. La prima cosa che fanno non è studiare la grammatica, la prima cosa che fanno è ascoltare, 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 assorbire i suoni, assorbire le espressioni, guardare i comportamenti delle altre persone. Poi vanno a scuola e studiano la grammatica per perfezionare quello che hanno assorbito. Ma se voi partite studiando la grammatica nella lingua inglese, ve lo posso garantire, ve lo posso garantire che non andrete da nessuna parte. E non lo dico io, lo dicono le statistiche, lo dicono i numeri, lo dicono i risultati delle persone intorno a me, eccetera, 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 eccetera. Quindi non sto dicendo che la grammatica, per esempio, non vada bene studiarla, perché con questo poi trasmetto un messaggio che in realtà non ho mai detto. Ho detto che sì, va bene studiare la grammatica, però siccome è una fase del processo, è una parte del percorso, bisogna capire come studiarla correttamente, ok? Quindi questo è. Quindi è un processo, ricordatevi che è un processo che è difficile, però può essere semplificato. Per esempio, affidandosi a un esperto come me, che siccome ha già fatto diverse cose, ha capito cosa funziona, cosa non funziona, quali sono le fasi da seguire, eccetera, eccetera, eccetera. Il quinto consiglio, che è quello importantissimo, ok? Ultimo, ma non meno importante, è capire che i risultati pratici che otterrete nel futuro sono causati da quello che state facendo adesso, ovviamente, ma sono causati, dalla quantità e dalla qualità di esposizione alla lingua inglese. Questo cosa vuol dire? Voi volete capire l'inglese? Bene, da oggi in poi dovete stare a contatto con la lingua inglese quante più ore possibili al giorno. Quante più ore possibili al giorno. E non c'è scusa per nessuno, perché potete utilizzare internet, potete utilizzare YouTube, potete utilizzare siti internet, i blog, non so, qualsiasi cosa, siti di documentari, siti di giornali inglesi, americani, quello che è. Appunto, dovete ascoltare tanto. Volete diventare bravi a scrivere in inglese un'email, una lettera, un articolo? Dovete leggere tanto e internet è pieno e ci sono miliardi, milioni di risorse anche gratuite. Quindi il vostro problema in realtà non è un fatto di risorse, non è un fatto di mancanza di risorse, ma è il come utilizzare queste risorse per avere un obiettivo ben definito, che è quello appunto di sviluppare delle abilità pratiche che vi servono e vengono richieste, per esempio, nel mercato del lavoro, perché in ultima analisi
Ciò che conta sono le vostre abilità pratiche di padroneggiare la lingua inglese. Poi sì, potete avere anche i certificati, poi sì, potete avere anche i titoli di studio, ma quello che ricercano le aziende, ve lo posso garantire, che io ho fatto tantissimi colloqui di lavoro qui a Madrid, sono entrato all'università, ho fatto tantissime esperienze, vi posso assicurare che ve lo dico chiaramente, l'unica cosa che conta sono le vostre dannatissime abilità pratiche di conversare, parlare, capire, scrivere, leggere e tradurre la lingua inglese. Okay? Molto semplice questa cosa, non è difficile da capire. E quindi appunto i risultati pratici che voi otterrete dipendono dalla quantità e dalla qualità di esposizione alla lingua inglese, alla lingua inglese. E all'inizio ovviamente tutto così confusionario, perché voi non capite cosa fare, ma devo ascoltare tanto, devo leggere tanto, devo scrivere tanto, devo fare questo piuttosto che l'altro. All'inizio un po' tutto confusionario. Poi con il tempo troverete una metrica che focalizzandosi appunto sulle cose importanti vi farà ottenere dei risultati importanti anche nel breve termine. Siccome io queste cose le ho già fatte, so esattamente qual è il percorso da seguire, ok? Perché comunque siamo esseri umani, non è che una persona è più portata rispetto all'altra, semplicemente tutte le persone possono in realtà imparare bene una lingua straniera, nel senso che se voi parlate l'italiano potete parlare qualsiasi altra lingua del mondo senza scuse, semplicemente voi non sapete che è possibile. Vi sentite troppo vecchi, non sapete che affidarvi, non sapete come fare, non sapete cosa fare, no, ma è troppo difficile, no, ma mi hanno detto questo piuttosto che l'altro. Ho già fatto altri 1000 corsi di inglese, non hanno funzionato, non funzionerà neanche questo, eccetera, eccetera, eccetera. Ve la raccontate, vi trovate sempre una scusa per non incominciare mai, ok? Quindi ricordatevi qualità e quantità. E nel nostro caso la qualità deriva dalla quantità di ore passate ad, per esempio, ascoltare i suoni della lingua inglese. Ma queste sono un attimino cose un po' più, diciamo, più dettagliate, più specifiche, ok? Quindi i 5 consigli di mindset, quindi della mentalità, quindi del comportamento che dovete adottare da adesso, che dovete accettare e modificare. Il primo, accettare che è difficile. Difficile non vuol dire impossibile, vuol dire che è possibile a determinate condizioni. E le condizioni sono seguire il giusto metodo, ok? Un metodo che sia sostenibile nel tempo, che sia interessante, che vi dia appunto quelle small victories, quindi una motivazione continua e costante nel tempo, ok? Con un obiettivo definito già in partenza, perché se voi non sapete che obiettivo volete raggiungere, come fate a muovervi nell'azione. Se voi avete l'obiettivo di raggiungere, di ottenere un certificato, va bene, andate a scuola, studiate la grammatica, però l'obiettivo di andare a scuola e fare un corso di grammatica, un corso normale, un corso del 99,9% delle scuole, è l'obiettivo appunto quello di avere un certificato, ma poi abilità pratiche zero, il nulla più totale. Però se voi volete sviluppare le abilità pratiche di conversare, di parlare, di scrivere, voi non potete andare a scuola, perché a scuola appunto vi stanno vendendo un certificato, quindi vedete un po' come c'è questa incomprensione. Quindi in realtà è esattamente così. E in terzo luogo, abbandonare le cose che non funzionano e focalizzarsi al 100% su cose che hanno funzionato in passato e che hanno il potenziale di funzionare e che anche se vi sembrano strane, voi dovete andare avanti, 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 e capire che appunto l'inglese è un processo, l'apprendimento della lingua inglese è un processo, non è una cosa, non è la grammatica, non è la grammatica, sì, è una fase, però nel suo insieme generale, nella sua completezza, è capire appunto che l'apprendimento c'è l'ascolto, la comprensione, la scrittura, la lettura, il fatto della pronuncia, ci sono tantissime cose, tantissime variabili. E i risultati pratici che otterrete sono causati dalla quantità e dalla qualità di esposizione principalmente ai suoni della lingua inglese. Perché? Perché voi dovete replicare quello che è stato il processo naturale di apprendimento della nostra lingua madre. Quindi basterebbe in realtà analizzare quello che fanno i bambini per imparare la loro lingua madre e replicarne i passaggi per diventare bravi nella lingua inglese. Vabbè, comunque questo è. Questi erano i 5 consigli di mindset, ok? Che sicuramente se applicati, se capiti, applicati e accettati,
vi faranno fare quel salto a livello di qualità nell'apprendimento della lingua inglese. Ragazzi, se siete interessati, vi ricordo che c'è il mini corso gratuito, poi ovviamente ci sono altri percorsi più avanzati, per esempio il Masterpack di inglese vincente oppure il programma di coaching di NIF, però che attualmente è molto richiesto, ci sono pochi posti disponibili, ma comunque basta scrivere un'email se siete interessati, inglesevincente@gmail.com, e vediamo cosa possiamo fare. Per il resto vi saluto, ma non vi abbandono, e vi auguro una buona giornata di sole. Qui in Spagna siamo ancora in quarantena, ok? Perché ovviamente adesso c'è il coronavirus, non so quando guarderete questo video, però attualmente è marzo, è fine marzo 2020. E siamo qui in quarantena per il virus, però comunque io registro i video, faccio le mie cose. Nick sta facendo le coaching, e quindi siamo tutti belli che felici. Adios.